Bentrovati a Famiglia Giovani e Chiesa, spazio di approfondimento, riflessione e testimonianza. Una puntata dedicata, possiamo dire, al tema della vocazione professionale. Ne parliamo con Giuseppe Melcore e Sara Pennatini, grazie di essere qui con noi. Grazie. Rappresentate Villa Nazareth, un collegio universitario, Sara Pennatini come direttrice ed ex studente, studentessa, e Giuseppe Melcore come studente, diciamo avanzato ormai, verso la progredito. E allora parliamo un pochino di questa realtà, un collegio che ha la sua storia. Il Papa ha fatto visita a Villa Nazareth in occasione, possiamo dire, dei 70 anni della intuizione del cardinale Tardini. Che cosa ha capito, che cosa ha voluto fare questo cardinale? Allora, il cardinale Tardini nell'immediato dopoguerra ha voluto dare il suo contributo, diciamo, alla ricostruzione, aprendo questa casa per bambini, sia orfani che provenienti da famiglie numerose, scegliendo i bambini più talentuosi e cercando di dare loro un'istruzione, una formazione integrale, cercando quindi di coltivare i loro talenti, e con l'idea però che il talento debba essere coltivato non tanto per soddisfare ambizioni personali, ma per poterlo poi restituire un domani nel servizio agli altri. Quindi c'era una precisa visione, una prospettiva, diciamo, di formazione che guardava al lungo periodo e alla società tutta. Quindi in questo senso poi quella che era una casa, appunto, dove si accoglievano bambini, col passare del tempo, col venir meno dell'esigenza, diciamo, del dopoguerra, si è trasformata in un collegio universitario che attualmente accoglie studenti. Un'ottantina. Attualmente sono un'ottantina. Da tutta Italia. Da tutta Italia, studenti che vengono a Roma, studenti e studentesse ovviamente, che vengono a Roma per studiare nelle università romane, quindi possono scegliere qualsiasi tipo di università. E vivono nel collegio, ma non solo vivono, quindi non si tratta di una mera ospitalità, si tratta proprio di un'accoglienza, perché il collegio offre loro, oltre al vitto e all'alloggio, anche un percorso di formazione umana fatto di attività formative e culturali, di ritiri spirituali, di vita comunitaria anche semplice. Il semplice stare insieme è formazione umana integrale, ecco. Quindi in questo senso il collegio si adopera, ecco, per gli studenti. È un bell'ambiente che accompagna questo percorso. Giuseppe, tu vieni da... Vengo da Brindisi. Da Brindisi, sono... medicina, studente di medicina al sesto, sì, anno. Sono quindi... 6 anni che sono a Roma e 6 anni che fortunatamente sono a Villa Nazareth. Che cosa ha significato per te essere accolto, insomma, trovare questo luogo? Realizzare un'opportunità. Realmente, senza Villa Nazareth non sarei potuto andare via da Brindisi, non avrei potuto iniziare la mia carriera universitaria nella facoltà che volevo studiare, perché a Brindisi non c'è l'università, l'università più vicina è Bari, ma comunque vuol dire fare il pendolare. Quindi studiando anche medicina sempre, un po'... A parte, diciamo, difficili così, perché abbiamo l'obbligo di frequenza, ma è realmente comunque una spesa. Invece Villa Nazareth ci offre vitto e alloggio gratuito, una formazione culturale comunitaria gratuita, quindi è stata veramente proprio la via per realizzare il sogno che ho sempre coltivato. E che tipo di vita, cioè una comunità numerosa, perché 80 studenti nelle diverse fasi, insomma, sì, dell'inizio, sì, della scoperta. Ognuno, a me fa ridere ogni tanto parlare di coinquilini quando siamo in realtà 80, mm-hmm, forse anche i miei colleghi in università faticano a comprendere la realtà. Però è davvero bellissimo, c'è sempre uno scambio continuo, un confronto continuo, e quindi se c'è confronto e dialogo c'è crescita, quindi ho veramente la fortuna di poter contare sull'aiuto di altri 79 studenti e studentesse che vivono poi le mie stesse difficoltà, siamo tutti sulla stessa barca, insomma. Qual è la difficoltà, la più grande forse, che hai incontrato arrivando a Roma e iniziando il percorso universitario? Beh, diciamo che era una nuova sfida, non conoscevo i ritmi dell'università, non conoscevo i ritmi di una città grande, difficile come Roma, però appunto solo il fatto di poter tornare a casa e poter un attimo consigliarsi con qualcuno, sentire, di condividere anche le stesse difficoltà, già questo ti solleva tantissimo. Quindi
Nonostante le difficoltà che in una città come Roma sono tante, in un percorso universitario lungo sono tante, ho sempre potuto contare sugli altri, quindi non sono state così tanto difficili, insomma. Oggi sei tu un po' un punto di riferimento per i più giovani. Sì, diciamo Giovanissimi, noi, vabbè, perché sei giovane anche tu. sì, noi nella nostra vita comunitaria puntiamo tanto sulla corresponsabilità, sulla correzione fraterna, sull'aiuto reciproco, quindi essere arrivati al sesto anno anche di vita comunitaria, necessariamente sento anche la responsabilità di aiutare i più piccoli, i più grandi per i più piccoli è proprio uno dei messaggi fondamentali di Villa Nazareth. Questa è anche l'ottica un po' dell'intuizione di Tardini all'inizio. Sara dice di sì perché insomma l'ha vissuto. Sì, l'ho vissuto in prima persona anche, quindi da studentessa Tu poi toscana invece, toscana di origine, sì, avvocato, perché esattamente, sei avvocato, sì. avvocato, abbiamo detto che hai esercitato la professione di avvocato, oggi sei direttrice Sì, da da un anno e poco. mezzo, sì. Non ho mai, diciamo, abbandonato la relazione con Villa Nazareth, ho fatto parte del consiglio di amministrazione della fondazione che gestisce il collegio, ovviamente, insomma, sono in contatto con gli ex studenti, però ecco, ritrovarsi poi a fare la direttrice è un'altra cosa, un'altra prospettiva, Interessante, effettivamente. quindi Sì. insomma hai due punti di vista, no? Sì. Quello insomma non lontano perché Che aiuta, devo dire, aiuta essere stata studente del collegio, seppur in anni diversi ovviamente, aiuta e allo stesso tempo, però insomma, era il mio timore iniziale nel dire sì a questa offerta di lavoro era proprio quello di sapere, no? Com'è la realtà dello studente, era il timore del confronto con gli altri studenti e con le studentesse, Che cosa ti il tocca timore di non fare? sapere, magari di non sapere come interagire paradossalmente, anche perché ero abituata a un altro ambiente professionale, ad altri tipi di controparti, diciamo così, professionalmente parlando. Invece poi effettivamente l'aspetto più bello, più interessante del lavoro, indubbiamente il confronto continuo con gli studenti e con le studentesse perché ho un rapporto diretto con loro, non ho intermediari, al di là di quelli che possono essere i coordinatori di residenza, che sono appunto studenti un po' più grandi, però c'è un rapporto diretto con loro e questo è sicuramente molto molto arricchente. Giuseppe, dicevi che Villa Nazareth ti dà la possibilità di sviluppare, di portare avanti un sogno che è quello della medicina che tu hai sentito in qualche modo come una vocazione. E pur essendo insomma una grande sfida, mi raccontavi che oggi lavorare dove, cioè praticare dove pratichi, insomma, una Sì, è bella sfida. difficile. E, intanto sì, assolutamente quello di rispondere ad una chiamata, se vogliamo, ad una vocazione, perché vivo i miei studi così come spero di vivere la mia professione, come sempre un servizio. E poi essere chiamati anche da cristiani a testimoniare questa cristianità all'interno delle mura di una università Università. e di un policlinico. E attualmente, tra l'altro, scrivo la tesi in ginecologia e ostetricia, quindi anche misurarsi con un ambiente in cui, ad esempio, la dimensione della vita, del rispetto della vita è una dimensione che interroga spesso, è una sfida importante, davvero importante. Ci si trova di fronte a scelte, poi quando ti troverai, insomma, no, da medico specializzato, decisioni, anche rendere ragione di certe decisioni, perché certe Sì, scelte, o certi diciamo. consigli, o non certi silenzi, magari non tacere Per certe il cose. momento sì, diciamo che la mia vita, il mio lavoro è abbastanza limitato perché sono uno studente, osservo e cerco di imparare, però già adesso bisogna un attimo interrogarsi, fermarsi e interrogarsi su quelle che possono essere poi le sfide che verranno, no, nella pratica della professione. Sono davvero cose importanti, attualmente non ho ancora risposte, talvolta le chiedo e ci prego su, però ci sarà una bella sfida Sei davvero. in cammino perché Sì. poi penso che il cammino è tutta la vita. Sara, mi raccontavi la responsabilità di essere direttore in dialogo Sì. con questi studenti che comprendi perché hai vissuto questo percorso. Che cosa comporta per te oggi questo ruolo di ascolto, di Sì, ecco, accompagnamento? ascolto è la parola chiave perché senza l'ascolto ovviamente non può esserci il mio lavoro. È fondamentale perché è quello che permette poi di entrare in relazione, deve essere ascolto serio e permette di entrare in empatia,
con l'altro, quindi sicuramente è la condizione quotidiana in cui svolgo il mio lavoro, che spazia dal appunto rapporto diretto con gli studenti, conoscere le loro, non soltanto i loro percorsi accademici, il loro risultato accademico, ma anche le loro difficoltà, magari i loro sogni, le loro aspettative, saperli orientare anche nel percorso poi di vita, non solo professionale, eventualmente. Vengono con questioni concrete? Sì, sì, questioni concretissime che spaziano dal non posso partecipare a quell'evento culturale, a quel corso, a un problema familiare. Che quindi implica anche, diciamo, un lavoro di gruppo, di equipe all'interno del collegio per dare un supporto agli studenti. È un lavoro che poi spazia anche ovviamente alle relazioni esterne, al rapporto con la rete degli altri collegi universitari, mm-hmm. E che si esplica nel confronto continuo, perché la caratteristica fondamentale del progetto formativo poi di Villa Nazareth è quella di una corresponsabilità, di una gestione corresponsabile della casa insieme agli studenti, per cui abbiamo gli studenti coordinatori, gli studenti rappresentanti, ognuno di loro, ogni studente ha un incarico più o meno impegnativo all'interno del collegio, che deve portare avanti con responsabilità e soprattutto cercando di lavorare in gruppo con gli altri, ed è questa la sfida oggi anche più difficile, se vogliamo, perché l'individualismo odierno uh-huh. si vede anche nelle piccole cose e si nota nella difficoltà di fare gruppo, di lavorare in gruppo, per esempio, e questa è una cosa sulla quale cerchiamo di lavorare quotidianamente. Parlavi di ascolto, allora a proposito ascoltiamo un brano di un discorso del Santo Padre proprio a Villa Nazareth, in cui parla di questo che è l'apostolato, che lui chiama dell'orecchio. Sì. Ascoltiamo. Credo che uno dei lavori, o se voi volete chiamarlo in termini di apostolato, che nel quale noi abbiamo più bisogno è l'apostolato dell'orecchio. Ma noi non abbiamo tempo per ascoltare, abbiamo perso questa capacità. Ma io no, non ho tempo di andare ad ascoltare queste lamentele, no, mi fanno male, ma meglio faccio un'altra cosa più utile. Non perdere tempo, se non facciamo questo non accogliamo le altre. E se non accogliamo non siamo cristiani e non saremo accolti nel regno dei cieli. È matematico, è così. Questa è la logica del Vangelo. È così. E voi che avete avuto l'esperienza dell'accoglienza qui in questa casa, avete una grande responsabilità sociale e ecclesiale. Insegnare, far capire che questa è la porta della strada cristiana. Quando noi siamo stati battezzati, siamo stati accolti dalla comunità cristiana. Ma una bella cerimonia liturgica dove il parroco spiegava bene le cose, tutto. Ma questa accoglienza sacramentale col segno della Trinità, lì, io sono capace di portarla avanti nel mio modo di vivere la fede? O preferisco guardare da un'altra parte? Meglio non ho capito, non ho sentito, non sapevo. E questo dà frutto, accoglienza che fa fruttificare i talenti. Voi che siete stati accolti in questa casa avete una responsabilità, ma questo apostolato dell'orecchio non è soltanto del direttore, penso che anche una scuola reciproca, dicevi, no? Assolutamente sì, noi
viviamo insieme. Già immaginarsi una famiglia, no? Con tutte le difficoltà, con tutti i piccoli meccanismi. Con le culture regionali diverse. Anche assolutamente. Siamo tutti diversi, quindi bisogna guardare all'altro, essere rispettosi della libertà di ciascuno. È una sfida quotidiana e continua che ci viene posta davanti. E, l'un per l'altro siamo amici, possiamo essere colleghi, possiamo essere indifferenti, è un rischio, un pericolo che si può vivere e possiamo essere proprio punti di riferimento nell'ottica della corresponsabilità, dicevamo prima, ognuno ha il suo incarico, io sono uno dei rappresentanti, quindi bisogna... Ad esempio nelle giornate, cioè a chi tocca cosa, come vi organizzate? Perché abbiamo tantissimi incarichi, c'è chi si occupa della portineria, o del cucinino, chi si occupa di organizzare gli eventi culturali, chi si occupa di organizzare le visite culturali, insomma ci sono tantissimi incarichi del coro o del teatro, del laboratorio teatrale, quindi ognuno ha la sua piccola fetta di lavoro della quale si deve occupare e poi lì magari nascono le incomprensioni, le sfide, allora lì l'ascolto è fondamentale, sentire le parti e trovare un punto di incontro sempre. Il confronto diretto. È normale che ci sono diversità di vedute, ma anche incomprensioni, problemi da chiarire. Deve essere così. L'importante è risolverle nel confronto diretto. Io dico sempre, non vi scrivete su WhatsApp, state nello stesso posto, incontratevi e parlatene direttamente. Cioè, questo è un punto sul quale ribatto quotidianamente. Quindi un appuntamento davanti alla macchinetta del caffè, no? Non lo so. Sì, anche? Io semplicemente nella hall del piano. A cena, per esempio. Insomma, sì, importante. Persone, cioè penso già una famiglia, già le famiglie no, sono complicate, ma lì bisogna proprio conoscersi anche, no? Perché poi non sempre, certo, non sempre ci si conosce effettivamente, perché è normale, l'ambiente è grande, quindi non tutti conoscono realmente tutti. Però comunque si vive insieme e anche questo, insomma, implica poi un orizzonte relazionale importante che va comunque approfondito, se non nel senso della reale amicizia o conoscenza profonda dell'altro, però nel rispetto dell'altra persona, questo sì. Una bella scuola per quello che poi sarà il percorso professionale, perché è una palestra, possiamo dire. Sì, perché bisogna entrare in relazione con il paziente, se ci pensiamo, no? Ancora una volta l'ascolto è fondamentale. Un buon medico che non ascolta bene non è un buon medico, difficilmente. Specialmente nelle fasi delicate, come quelle che sto vivendo adesso, con pazienti in gravidanza, l'ascolto è fondamentale. Anche perché non abbiamo sempre solo l'approccio strumentale, ma dobbiamo anche curare, no? Quelle che sono... i malesseri della persona, non solo del paziente. Allora il Papa parla di questo, della vocazione, ha parlato a Villa Nazareth, ascoltiamo anche questo passaggio molto bello. Come fare del lavoro un luogo di vocazione? Cioè andare verso la prima chiamata. La chiamata che ognuno di noi riceve e che è la stessa che ha ricevuto l'umanità in Adamo. Andate, coltivate la terra, moltiplicatevi, soggettatevi la terra, lavorate. Come fare del lavoro un luogo di vocazione? Forse la parola più forte qui è lavoro. Una cosa è lavorare e un'altra è fare cose per profittare e anche per profittarsi degli altri. La cultura del lavoro. In tanti paesi sottosviluppati c'è la cultura del sussidio, si aiuta, ma non si insegna a lavorare. A me fa tanto bene pensare a Don Bosco alla fine dell'Ottocento, in quel Torino
massonico, mangiapreti, povero, dove i ragazzi erano per strada. Cosa ha fatto lui? È andato con l'acqua benedetta? Ha fatto educazione di emergenza, ha fatto studiare per imparare uffici, per imparare mestieri semplici e così entrare nella cultura del lavoro. Ha visto in quel rischio una opportunità, in quella crisi religiosa una opportunità. È aperto un orizzonte umano e religioso a quello. Lavoro, che non è lo stesso di fare cose. La vocazione è lavoro, lavoro creativo. Lavoro assomiglia a Dio. Si assomiglia a Dio, che è creatore. È anche un artigiano. Il lavoro è un luogo di vocazione, non è un luogo di stallo, di parcheggio, ma non faccio questo. La mia vocazione mi porta ad andare avanti nel lavoro, nella creatività. Luogo di vocazione, il lavoro un luogo di vocazione, e dicevamo che Villa Nazareth è in qualche modo una palestra per formarsi a questo. Allora, come lo vedi questo oggi e che aiuto hai e che difficoltà trovi? Raccontami qualcosa di quegli esempi concreti che mi facevi, no? Ti trovi con le donne e già si profila un po' l'orizzonte della vocazione professionale. Sì, perché ovviamente ci sono... Tante problematiche che possono intervenire nella gravidanza, tanti problemi legati anche a semplici questioni etiche e ovviamente saper utilizzare le parole giuste al momento giusto, saper rendere conto dell'importanza anche di alcuni eventi o di alcune situazioni è importante. E ovviamente il mio percorso mi sta aiutando un po' in questo, mi aiuta sempre il confronto quotidiano con gli altri, perché ovviamente sempre rimane valido il saper ascoltare, no? E, però è un percorso comunque che è in evoluzione, spero di apprendere sempre meglio. Penso che come giovane studente cattolico, come medico cattolico, insomma, tu insomma, sei chiamato a dare qualcosa in più rispetto agli altri e questo ti chiede però una preparazione più profonda. Sì. Sì, ovviamente bisogna render conto della propria preparazione per poter esprimere con una certa validità le proprie posizioni, no? E, però non è solo questo, ovviamente non posso fare affidamento solo su me stesso o sulla mia preparazione, devo per forza chiedere aiuto dall'alto per e farlo. Voi a Villa Nazareth avete anche appunto un aiuto, un percorso spirituale, c'è una cappella, sì, quindi sì, sì, abbiamo un accompagnamento spirituale da parte dei sacerdoti, abbiamo una cappella con le normali funzioni, cerchiamo almeno di pregare insieme il più possibile, si prova. E però è un'offerta assolutamente libera, ognuno sì. Può decidere di partecipare o meno alla... È una proposta, ovviamente. Sì, sì, sì. Però penso che i ragazzi vengano scelti comunque anche sulla base di certi, insomma, di propensioni o no? C'è un colloquio, mi dicevi? Sì, c'è un colloquio, diciamo, cosiddetto religioso, ma non significa che facciamo selezione soltanto di quelli apparentemente... che insomma sono vicini alla Chiesa, vicini alla fede, no, assolutamente, perché Villa Nazareth è un luogo che accoglie anche atei, anche musulmani, comunque studenti che seguono altre religioni, quindi in questo senso è un luogo di accoglienza a 360 gradi, perché ci sono italiani ma anche stranieri e questo è un nostro punto di forza assolutamente. Per cui la cultura che cerchiamo di valorizzare è la cultura dell'inclusione, sia che si tratti di provenienza, sia che si tratti di fede religiosa o di non fede. In questo senso
facciamo una proposta spirituale, cioè è una proposta, si è liberi poi di avvicinarsi, di seguirla, però non c'è, diciamo, l'idea del perfetto studente cristiano che entra a Villa Nazareth, assolutamente no. Il Papa si riferiva a Don Bosco parlando del lavorare, come fare le cose a servizio degli altri, no? Sì. Non per approfittarsi o come profitto personale, questo un pochino proprio il senso di questa... Sì, non per soddisfare ambizioni personali, come dicevo all'inizio, ma il lavoro in sé è un concetto che lo si può valorizzare nella valorizzazione della dignità della persona che lavora, per cui effettivamente il lavoro giusto è quello che mi valorizza e mi valorizza in un contesto di utilità e di servizio per gli altri. Questa è l'intuizione originaria che cerchiamo nelle difficoltà quotidiane di trasmettere anche agli studenti, grazie anche all'aiuto poi degli ex studenti riuniti in un'associazione che cerca appunto di conservare, no? Poi la tradizione e i valori fondanti. Per cui l'idea appunto di un talento che viene sviluppato per una professione a servizio degli altri e che appunto va nella direzione della valorizzazione della dignità personale attraverso un lavoro di questo tipo, ecco. Giuseppe, siamo in chiusura ormai, questo talento dello studio che stai facendo fruttare, che desideri hai, come ti vedi tra 10 anni? Non so, una domanda difficile. È una domanda molto difficile che però mi interroga proprio attualmente, perché tra un esame e l'altro bisogna un po' capire dove si sta andando. Non lo so tra 10 anni dove sarò, spero di essere impegnato nel fare del mio lavoro un servizio per gli altri, così come Villa Nazareth mi sta insegnando. Si devono interrogare sempre comunque, perché non devono stare fissi sui loro libri, l'importante è che si interroghino. Abbiamo capito che c'è un bel laboratorio a Villa Nazareth. Sì. Allora, grazie davvero Sara Pernatini, direttrice, grazie a Giuseppe Melcore per questo viaggio nel mondo degli studenti, in qualche modo, degli studenti impegnati, no? a trovare le ragioni e imparare a essere a servizio. Allora, grazie alla vostra testimonianza, ai nostri telespettatori, grazie di averci seguito e buon proseguimento.